un argomento assolutamente nuovo per l'Istat, anche se abbiamo avviato nel 2016 un progetto sperimentale per la produzione di dati e di indicatori su questo tema, però abbiamo ritenuto opportuno che, data anche la complessità di questo argomento e anche data l'interdisciplinarità di questo argomento, di costruire un evento, quindi un convegno scientifico in cui tutti i soggetti che hanno, diciamo, interesse sia dal punto di vista, diciamo, economico ma anche soprattutto di ricerca, di attività di ricerca, si potessero confrontare su questo tema. È un tema che sta nel dibattito internazionale, è uno degli elementi che muove l'obiettivo 2, dello sviluppo sostenibile. È un tema che sarà rilanciato fortemente nella prossima politica agraria comunitaria, quindi la cosiddetta PAC post 2020. È un tema che noi come Istat coltiviamo sia direttamente che indirettamente. Ricordiamo che tra pochi giorni uscirà la statistica report sulla produzione di qualità, altro argomento molto correlato con la sicurezza alimentare, e ovviamente siamo interessati a produrre in maniera integrata tutte quelle informazioni che sono legate al tema della sicurezza alimentare. Ne abbiamo vista qualcuna oggi su, ad esempio, l'obesità, ma anche sul reddito, sulla povertà, sull'accesso genericamente alle risorse, che sono uno dei temi, anche quello dell'accesso al cibo, non solo cibo in quanto appunto produttore di energia, ma anche in termini di qualità, e che soddisfi anche un buon livello di vita, di condizioni di benessere del cittadino.